l'intero corpo era il risorso della... Quindi non è che... No. Lame intorno all'occhio. L'ideale per scavare. Aspetta un attimo, però la mi indica un'altra parte. Il source della missione c'era scritto. Ok. L'ho girato di lì, ho visto fuori a terra. Ci clicco sopra, mi dice, ah, oggetto della missione. E non è così, è girato nell'altra parte. Devo fare al banco di lavoro queste cose qua. Ho trovato la mia esca. Bene, non mi resta che nascondermi. Ah, ok. Lo spazzino. Dunque è stato un solcasole. Devo seguirlo per ritrovare l'attrezzatura di Runda. Senza farmi notare. È un pterodattilo praticamente. È il nido del solcasole. Spero di trovare l'attrezzatura di Runda. Nido. Voilà. Qua. Deve contro l'acqua. Esistente. Ha tirato su le cose, ma praticamente si guardava a me nel frattempo. Non è cattivo. Era girato verso di me. Sono anche quelle elettriche di freccia. Sui sassi adesso. E come al solito sono dalla parte opposta le cose.
riesco a prendere, eh. Comunque facciamo una sopra, ma parlando di armi non ce l'abbiamo niente elettrico. Gelo ce l'abbiamo, acqua ce l'abbiamo, elettrico, fuoco sì, manca l'elettrico qui da qualche parte, poi chi si ricorda. Questi sono tutti, non c'è niente. È proprio attrezzatura Oseram. Meglio filarsela prima che torni il solcasole. Devo riportare tutto a Runda. Ho anche lasciato lì, in effetti. Tanto abbiamo visto che non dà più punti distruggendo le macchine, ma nel primo era proprio per compensare il fatto che... di una forgia. Il fatto che in realtà non c'era così, c'era un pochissimo questo. Quindi hanno dovuto compensare dando parecchi punti, a migliaia e migliaia di punti per certe macchine. Vabbè, torniamo alla ronda. Frammenti di metallo. Cioè il frammento di metallo è questo. Perché mi indica il frammento di metallo? Per fare i miglioramenti alle borse, quelle cose lì, ma non è che serve ammazzare quelli. Mi dice anche lì che a cosa è collegato. Niente. Ok, contratti di recupero. Posati. Ok. Trama fredda. Ah, è quella. È quello che frammenti metallo, perché ce ne mancano. Ho le attrezzature per voi. Capito. Allora ce l'hai fatta. Grazie, Aloy. Con queste la mia squadra potrà sistemarsi meglio. Non è necessario ammazzare il solcasole per questa roba. Come da accordi. Meno che non ti danno risorse molto ora ricche. Potremmo metterci in viaggio per la terra di nessuno. Non appena saranno tutti in forze. Però pensavo, le parti di giraguscio che volevo usare per la corazza. Vai tu. Le ho perse dopo il nostro incontro con i Tenat. Magari potresti. Abbiamo visto che c'è. Altrimenti questo viaggio non sarà servito a niente. Hai idea di dove siano finite? È sempre le tre e poi la quarta, quanto sembra. Ho indicato l'area sul tuo contratto. So che non è un grande indizio. Va bene, vedrò che posso fare. Quanto pare, forse è stato anche col primo successo così probabilmente. Adesso non mi ricordo, ma... sembra una norma. Presto torneremo a luce arida. 85 frammenti in metà. Ok, in senso guardiamo... Questa però in realtà ce l'ha data una per ora. Tu ripara con il capocciere. Trova altri campi.
Però facciamo tutti la V. Raggiungi il campo, cerca tu. Allora, questo è livello 26. Il giraguscio abbiamo già visto. Andiamo qua. Così vediamo se finisce questa. Sembra strano che questa città qua non così grande non ci sia un cavolo da fare. Non so, ho ancora una perplessità su sta cosa che a me sembra che appunto nella prima zona abbiamo chiuso un arco e un narrativo e qua invece queste due zone qua no. Ma soprattutto questa, perché questa a me sembra averla fatta tutta. Meno male. Aspetta, forse finalmente... Oh! Non è in verde però. Questi non diventano verdi, chissà perché. Questa non è tutta completata, questa no. Questa risulta in verde. Eppure era rimasto qualcosa da cercare dentro. Non so. Grazie. Non ho delle perplessità, ma è colpa del fatto che l'interfaccia ha dei problemi. Ha dei bug, dei problemi. Io non nego che i giochi oggi siano... Questi tipi di giochi in particolare, che non sono degli indie, non sono dei... Sono molto sofisticati, molto complessi, ho capito? Sei tu che hai deciso di fare quel gioco lì. La mandria di Cornaguzze dovrebbe essere nei paraggi. Forse mi conviene rileggere il contratto prima di cominciare. Eccoli là. Andiamo a caccia di Cornaguzze. Mi sembra uccidere. Con una cavalcatura farò più in fretta. Ora posso controllare gli scavazzanna e cavalcarli. Lo so, Io quello contro il fuoco. Staccabile. Persona a catena col ghiaccio. Andiamo. Esploso, ma non è stato un tubo. Possiamo attaccare? Ma poi aveva detto il fuoco, mi sembra. Alto. Non stiamo facendo un cavolo. Oh,
mi fa far attivare. E che sistema? Non mi fa attivare maestro arciera perché sono a cavallo. Essendo a cavallo del coso mi fa l'azione di lui. Poi fossero utili. Ma no, l'albero. È partito adesso. Dura un casino, mi sa. Allora, state fermi un attimo che voglio attivare. Allungo. Sì. Intero no. Ma che allunghi mi sta facendo? Magari è proporzionato al nemico. Questi sono molto veloci, quindi cioè, fa tipo uno snap. E l'allungo esce di conseguenza, cioè siccome è molto veloce l'ha agganciato e il salto lungo lo fa perché in realtà a me è paura, ma poi rinunciate. Sono andate. Là, come là. Che t'ho preso stavolta? Accendi! Riusciamo a investirla. Ma non ho capito una cosa. Vai, 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 vai. Ah.
attacco. Oh, devi esserci sopra forse. Ah. Bravo, bravo, cucciolo. Cucciolo, si fa per dire. Oh, cavolo, ma si... Ma, cioè... Si incastra ovunque. Allora. Qua. Dai, nei guai. Devo occuparmi di questo. Il cannone del razziatore. È il momento di usarlo. Ho fatto in tempo a curarmi. Adesso. Spero che riparto da qua. Andai nei guai. Devo occuparmi di quelle macchine. Cannone e quindi per ora è così. È il momento di usarlo. 3 più 4, poi... Rossa, osso di volpe, buono. A faretra. Dannati sciacalli! Non fanno che darci problemi. È una vera fortuna che tu sia arrivata. Una fortuna? Non c'è di che. Ti ho portato le parti di cornaguzze che volevi. Con queste la mia corazza luccicherà come una scintilla nella notte. Grazie, Aloy. Vieni a visitare il nostro accampamento principale a Luce Arida. Assisterai al momento storico in cui la mia corazza supererà ogni altra. Certo, se riesco. A presto, Anda. A volte c'è un'animazione facciale un po' così. Pittura sbloccata. Caglia dardi penetrante. E in verde, vabbè, non c'è niente, abbiamo già visto, non ci dovrebbe essere niente. Possiamo solo vendergli robe. In giro non troverai materiali migliori dei miei, te lo assicuro. Ho una roba azzurra invece era questo. E che coi colori, cioè, loro hanno scelto di colorare le cose in base alla luce del locale, no? Ma è un'icona, poteva anche rimanere come questa, verde. Qualunque, sempre uguale in ogni momento del giorno.
Frammenti di metallo. Adesso mi indica ogni cosa per fare i frammenti di metallo. 1400. Volante per trapassare le corazze e infliggere danni extra alle parti sottostanti. Magari con una roba tipo il giraguscio, no? Si chiama giraguscio. Ci sono alcuni che hanno veramente un sacco di placche sopra. Quindi può darsi che possa avere senso contro quelli, non lo so. Mentre la cuna di adesivo. In realtà potremmo anche vendere questi, mi sa, no? Allora. Niente, anche questo contratto l'abbiamo fatto. Serve a questo, ma a livello 26, boh. Plano di abilità invece. Avevamo messo tutto più o meno, a parte questo, acqua da guerra che non lo usiamo. Questo. Rimangono igienizzati più a lungo. Non è mai stato un problema in realtà. Però è l'ultima cosa, diciamo. Qua. Subisce meno danno quando inneschi le trappole che hai piazzato. Tommato questi erano... Questo può andare bene. Scavi una corda che può agganciarsi al nemico in qualsiasi punto, corazza inclusa, senza dover tendere l'arma al massimo. Ah, però attenzione, è un L2 più R1. Oppure lancia istantaneamente un cavo di lunghezza fissa. L2 con R1. Sono molto molto situazionali, come si suol dire. Questi qui, vabbè, allora andiamo avanti a guardare il resto, se c'è qualcosa. Questo? Infligge più armi, questo ci può stare. Abbiamo già usato più di una volta queste armi pesanti. E qua praticamente è tutto fatto. 26 di 29. Ah sì, perché puoi potenziare più volte questi, sì. Questo l'abbiamo maxato. Pratica, quello che mancano sono questi due qua, 27 28. Cos'è che manca? Questo. Se andiamo a vedere qua invece, uno di lanciabomba, questo. Ottieni valore quando i nemici ti colpiscono, ci può stare, sì. Danni di mischia con salute bassa, o oh vabbè. E qui ancora questo. Questo cos'è? Ottieni più risorse dalle piante. Questo? Capienza medicina. Oh sì, vai. Ok, abbiamo finito i punticini. Missione. Sete di caccia. Abbiamo preso
Mi sembra non tanto tempo fa, mi sembra, no? Guarda, c'è sconosciuto. Partiamo da qua. Devo andare a sbirciare veramente. Perché a me non piace, perché magari il nome della quest principale magari ti dà qualche indizio, no? Però non mi piace, se non proprio costretto, non mi piace andare a vedere comunque i walkthrough. Sì, qua c'era il tizio che ci ha dato questa missione. Allora, però... Andiamo al banco di lavoro. Ti tengo d'occhio. Mettersi in mostra. Straniera, vuoi fare affari con me? Hai dato delle parole del straniera, hai bisogno di fare rifornimento. Allora, potenziamento sac. Questo. E questo. Piazzare munizioni. Ha guadagnata una, l'ha guadagnata. Stanno qua al banco di lavoro, in teoria le cose dovrebbe prendere direttamente dalla risorsa, cioè dal baule, no? Dalla scorta. E... procedimento lento, poi non so perché non ne produce, perché non ne produce tutti in blocco. Non si può. Ha usato quelle del, che le tue frecce trovino il basso. Ha usato quelle dell'inventario. Dopo ti va una partita in finestra. L'ha cambiato. Set di caccia. La scudo regge.